Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati. Costa Bissara, una sindrome rara, ha strappato Nicolò all'amore dei genitori. Aveva 13 anni, sabato l'addio. Si terranno sabato alle 10.30 le esequie di Nicolò Valerin, studente di terza media, da oltre 10 anni alle prese con la sindrome di Road, male senza cura che ha portato sofferenze enormi a lui e ai genitori, sempre presenti per assisterlo. Grande appassionato di calcio e animali, aveva affrontato una decina di ricoveri combattendo come un giovane leone fino all'ultimo. Tiene la madre, gli stacca il wifi e lui la picchia, arrestato per maltrattamenti, 17enne recidivo. L'ultimo grave episodio, in ordine di tempo, risale ai giorni scorsi, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'adolescente ha colpito con pugni e calci sua mamma, che per punizione aveva chiuso la rete wireless, scatenando la rabbia del figlio. Il 17enne stava portando avanti un percorso dopo 8 mesi in comunità, ricadendo però in una cerchia di cattive frequentazioni e droga. Arzignano, mercati ovest, 500 ambulanti fermi da un mese, scrivono alla regione. No proroghe. I sindacati di categoria delle province venete si sono riuniti ieri in un summit ed oggi la delegazione di Vicenza ha inviato un documento in regione a nome di mezzo migliaio di venditori ancora al palo dopo un mese. Nella Valle dell'Agno e del Chianto l'epidemia ha imposto lo stop in 7 comuni, ma si chiede di poter riprendere rispettando i crismi di sicurezza. Cassola, tremendo schianto in Valsugana fra tre mezzi, 3 persone ricoverate in ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla corsia verso Trento. 3 delle 4 persone coinvolte sono state ricoverate in ospedale in codice giallo. Una di loro è stata estratta dall'interno dell'abitacolo dai pompieri. Cosina, l'auto articolato scivola e resta in bilico a bordo strada. Due gru per rimetterlo in carreggiata è accaduto nel pomeriggio di mercoledì lungo la strada che collega Arsiero a Cosina. L'autista ha perso il controllo del mezzo pesante per il fondo stradale reso scivoloso dalla neve, riuscendo a fermarlo proprio sul ciglio della strada. Per rimetterlo in carreggiata sono intervenute due gru e i pompieri di Schio e Vicenza. Romano De Zelino, l'affidamento ai servizi sociali non funziona, per un pluripregiudicato si aprono le porte del carcere. L'uomo era destinatario di un'ordinanza dell'ufficio di sorveglianza di Verona. Doveva espiare 8 anni di carcere in seguito a diverse condanne per reati compiuti dal 99 al 2007, fra cui alcune rapine aggravate, furto in abitazione, guida in stato di ebbrezza, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e ricettazione. Veneto, PD in regione, Covid nell'RSA, fuori numeri per i contagi e le vittime, rischio di ecatombe. La regione dica quanti sono realmente i contagi nelle case di riposo, quante persone entrano in queste strutture trasferite dagli ospedali, rischiando così di aggravare le loro condizioni. Quante sono le vittime? Venga detto chiaramente quale strategia la regione vuole attuare, affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico a Venezia. Veneto Zaia contro la bozza notturna del DPCM, certe norme non stanno in piedi. Forti rimostranze sono state espresse oggi dal presidente regionale durante il punto stampa quotidiano. Contestato il governo centrale, in particolare sull'assenza di un capitolo dedicato ai ristori alle attività economiche penalizzate e sul divieto di circolare tra diverse regioni durante le festività natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio. Tiene, il menu digitale Made in Tiene è servito grazie all'app su misura opportunità doppia. Il servizio è pronto ad entrare in funzione non appena gli esercenti della ristorazione locale inseriranno i loro menu e le disponibilità al servizio di asporto e consegna a domicilio. Per un anno la piattaforma non avrà alcun costo grazie all'intervento dell'assessorato al commercio tienese. I cittadini potranno consultare le offerte 24 ore su 24 e ordinare con un click. Veneto, saldi posticipati al 30 gennaio, ma prima saranno possibili vendite straordinarie. Ieri la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 30 gennaio 2021, consentendo al tempo stesso in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione.
Pagina dell'Eco Nazionale, Covid Arcuri, entro settembre è possibile vaccinare tutti, coinvolti anche i medici di base. L'intera popolazione italiana potrebbe essere vaccinata contro il Covid entro settembre 2021, parola di Domenico Arcuri che durante l'audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari Sociali della Camera ha illustrato il piano per la somministrazione del vaccino, specificando che nella seconda fase saranno coinvolti anche i medici di famiglia e farmacie e unità mobili per raggiungere le zone impervie. Il Movimento 5 Stelle perde pezzi in Europa, quattro via per un percorso autonomo. Pier Nicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi escono dalla delegazione pentastellata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo. Coronavirus, approvato il decreto Natale, blocco degli spostamenti per le feste. Alla fine è passata la linea dura durante il Consiglio dei Ministri che si è concluso la notte scorsa. È stato approvato il decreto legge ad hoc che contiene i provvedimenti da osservare nel corso delle festività natalizie e che sarà affiancato al nuovo decreto del Presidente del Consiglio ancora in via di definizione in queste ore, ma che dovrà inderogabilmente essere pronto entro stasera essendo in scadenza l'attuale. Sport Champions League, Ronaldo, gol numero 750 in carriera. Lazio, buon pari a Dortmund. Un'altra serata positiva per le squadre italiane impegnate in Champions League. La Juventus, già qualificata all'Allianz Stadium, passeggia con la Dinamo Kiev 3-0 con Super Chiesa e i soliti Ronaldo e Morata. È tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci.